Allora, io sono Michele Visivo, dirigente delegato per l'archivio di Stato di Firenze e sovrintendente del Consiglio di Governo della Toscana, due istituzioni che hanno avuto a che fare con l'archivio Rossana Rossanda di cui parliamo oggi, perché secondo la sovrintendenza della nostra vigilanza per gli archivi privati, primo c'è cioè l'archivio Stato di Firenze. Questo istituto è l'istituto che ha avuto l'archivio Rossanda da Rossana Rossanda per la nascita testamentaria, che lo conserva, che lo promuove, è compito quindi anche di valorizzarlo oltre che di tutelarlo, cosa che fa con la sovrintendenza. Questo è il secondo incontro su questo archivio, su questo atto che è stato un atto di donazione, di dono, ed è anche stato un atto importante di ricezione da parte di questo istituto, da parte della dirigente che l'anno scorso dirigeva questo istituto, per la quale voglio fare quanto anche questo incontro, insomma, è fatto anche ricordandola, a memoria sua, insomma, cioè Sabina Magrini, che era qui al posto mio l'anno scorso, quando l'archivio è arrivato qui, ma lei non lo ha solo ricevuto, ha curato tutta questa parte, insieme alla sovrintendenza, che reggeva lei stessa, perché l'anno scorso lei reggeva questo istituto come direttrice, veramente direttrice di questo istituto, ed era ad interim sovrintendente della Toscana, istituzione che poi ho cominciato a dirigere io, sostituendo Sabina, a novembre dell'anno scorso, con l'idea di poter finalmente dirigere nella importante regione della Toscana due importantissime istituzioni con un dirigente per ciascuno. Perché è fondamentale che ciascuno di questi istituti abbia un dirigente pleno iure. Purtroppo il destino è stato quello che è stato, ci ha impedito, come sapete, Sabina purtroppo non c'è più con un incidente che l'ha uccisa a maggio. E quindi ci ha privato di un'amica per quanto mi riguarda, ma soprattutto per quanto riguarda gli istituti, anche di una dirigente di altissimo valore, sotto ogni profilo. E quindi ora tocca a me dirigere i due istituti, diciamo, di nuovo, una situazione, diciamo, difficile, ora anche complicata dal fatto che io sono delegato, ma comunque lo faccio per tante ragioni, non è solo perché è mio dovere, ma anche Sabina, e lo faccio anche perché questo è un istituto di grandissimo prestigio, di grande importanza in Italia, in Europa, e perché conserva archivi di grandissimo rilievo, ovviamente, Firenze dal Medioevo fino a oggi, e è anche l'archivio che ha scelto, che Rossana Rossanda scelse come archivio nel quale tenere le sue memorie, la sua documentazione, gran parte della sua documentazione, perché come sapete una parte è anche conservata a Milano, alla Fondazione Feltrinelli. Io vi ringrazio per essere qui, Doriana Ricci, che è stata legata a Rossana Rossanda e che quindi anche, come dire, lei stessa ha portato l'archivio qui come vedete Rossana Rossanda. Con Doriana ci lega un'amicizia solida, quarantennale, tra l'altro personale. E quindi mi fa piacere doppio averla qui, ecco, per queste ragioni. Tra l'altro, vedi, abbiamo detto anche qua, ci sono ancora alcune carte di Rossana Rossanda, che è disponibile a integrare nel numero di documenti che è conservato qua. E quindi su questo poi ci racconterà, insieme a lei, come, quali, no? Queste carte, questi documenti andranno ad integrare l'archivio Rossanda, questa qua, che sarà questa la destinazione di queste carte, che poi ci consentiranno magari in futuro anche di fare altre iniziative sulle carte Rossanda, sulle fonti, si devono definire ormai fonti, storia contemporanea, le carte Rossanda e sulla figura di Rossana Rossanda, perché questo sia comunque un istituto che, come dire, istituzionalmente credo dedicato a iniziative di questo genere che si possano poi progettare in futuro. Benissimo. Io, oltre che salutare, volevo dire le cose che ho detto, anche però dire qualcosa su questo lavoro di Maria Francelli, che
rapidamente, perché poi ovviamente sarete voi a parlarne, però lo voglio dire perché l'ho trovato un pellegrino prezioso, perché anche per me che pure, voglio dire, conoscevo Rosana Rossanda come personaggio pubblico, persino in qualche caso incontrandola, quindi ho avuto con lei diverse occasioni, qualche possibilità di incontro, la vita, diciamo, la mia vita, e ho potuto apprezzarla sotto il profilo della potessa. Tutti conoscevamo, ma poi quando la sentiva parlare dal vivo questo era ancora più forte. Ma dico questo perché, nonostante questo, ho ritrovato qua una Rossanda che non conoscevo e che credo sia invece una Rossanda da conoscere. Perché sia una Rossanda da conoscere? Mi ha colpito molto le cose che ho letto proprio nei giorni scorsi di questo libro, non tanto il fatto che Rossanda nascesse dalla cultura artistica, che fosse perché l'altro lo sapevo, eccetera, ma proprio il suo approccio profondo agli studi artistici e anche un concetto importantissimo che secondo me non si può separare dalla Rossanda successiva, dalla Rossanda politica, cioè questa forte coscienza dell'autonomia creativa, dell'autonomia dell'arte, non è uno stesso qualunque questo, cioè non è una cosetta qualunque nella cultura comunista degli anni 50 e 60 e per esempio nel rapporto col Partito Comunista di Padova, non è una cosetta qualunque. È una chiave interpretativa di grandissimo rilievo nella cultura marxista, che significa l'arte che non è sovrastruttura, cioè non è soltanto sovrastruttura che viene da forze produttive o da rapporti di produzione, è un'altra cosa. Non è l'arte che rappresenta l'epoca, lo ha scritto la Francesca qua citando Rossanda, ma l'arte fa l'epoca. Per una comunista degli anni 50-60 non è un passaggio di piccolo carico, di piccolo momento, di grandissimo. E credo che questo mi ha aperto un mondo sulla Rossanda del dopo Praga, sulla Rossanda del manifesto, sulla Rossanda della critica all'Unione Sovietica. Insomma, ecco, credo che questo libretto, che io dico libretto perché è fisicamente piccolo ma denso, come dire, possa completare un quadro a 360 gradi, forse un poco meno di 360 gradi, ma che ci aiuta a capire anche la fase successiva, che è molto condizionata dal nostro trasferimento di queste figure, no? Lei è soprattutto, come ha scritto Maria Francelli, rapita dalla politica, usa il termine, perché lo usava lei, rapita dalla politica. Ma dentro questo essere rapita dalla politica c'era anche la Rossanda, ho scoperto che c'era la Rossanda degli studi a Milano Banfi, c'era la Rossanda di questo concetto di arte, perché da dentro quella Rossanda là. E questo è un contributo secondo me molto importante, ecco, se lo volevo dire, visto che si parla di questo libro. Quindi d'accordo, vi ringrazio della presenza, passo la parola a Rossana Mantolo, perché chiaramente Mantolo, perché Rossana Mantolo a parte centrale in tutta questa operazione, sia lei che l'Associazione per l'Archivio della Memoria e la Scrittura delle Donne, dedicato a Alessandra Contini Monacoso, tra l'altro archivista di questo istituto, anche lei collega conosciuta tanti anni fa, di tante volte, e è stata l'Associazione un punto di passaggio, di mediazione fra Rossana Rossanda, Firenze, Maria Francelli, e il passaggio all'Archivio di Stato di Firenze. Quindi, essendoci stato questo ruolo importante dell'associazione, non poteva non esserci Piero Sacco Savia Mannodolo, che tra l'altro è stata per tanti anni direttrice anche lei di questo istituto, che sovrintendente è una nostra importante dirigente del Ministero oggi della Cultura, e quindi insomma è titolarissima a parlare qui con noi. Grazie. Grazie, grazie Michele, sono veramente contenta che siamo qui e vi ringrazio tutti di essere venuti perché per noi è un giorno importante. Ecco, vorrei dirvi che come appunto Archivio per la Memoria e la Scrittura delle Donne, quest'anno abbiamo iniziato il 2022 con il proposito di realizzare un ciclo di incontri dal titolo Vite, carte, memorie, archivi di donne in Toscana. E furono soprattutto Aurora Savelli,
di Anna Scartino, che è qui e che saluto, Monica Valentini, a definire il programma che ottiene il patrocinio della Superintendenza Artistica per la Toscana, che noi fu il biblioteca, quindi una grande soddisfazione. Quindi noi avevamo fatto questo programma che iniziava il 23 marzo e terminava il 14 dicembre, come in effetti è caratteristica comune degli incontri che avevamo pensato era che sarebbero stati realizzati online su piattaforma Zoom, perché purtroppo eravamo in mezzo a queste difficoltà che la pandemia ci poneva per gli incontri, eccetera, in collaborazione con le istituzioni che conservano gli archivi di cui di volta in volta avremo parlato. La Biblioteca Comunale di San Gimignano per la scrittrice Gina Gennai, il Centro Pecci di Prato per la critica dell'arte contemporanea Lara Camasini, la Biblioteca Franco Serantini di Pisa per Mirella Scriponi, scrittrice, l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana e la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo per Oriana Fallaci, l'archivio storico del Movimento Operaio Democratico Senese per Bruna Talluri, l'archivio fotografico toscano di Prato per la fotografa Margherita Monsenes, l'archivio di Stato di Firenze per Rossana Rossano. Quest'ultimo incontro avrebbe chiuso il ciclo il 14 dicembre e sarebbe stato introdotto da Sabina Magrini, direttrice dell'Istituto, e al suo intervento sarebbero seguiti gli interventi di Sveva Pacifico e Daniela Frattori. Quando abbiamo appreso che Sabina Magrini ci aveva lasciati, superato lo sconforto e l'incredulità di fronte a una notizia tanto dolorosa, e pensavo che comunque avremmo cercato di non mancare quell'appuntamento e lo avremmo dedicato proprio alla memoria di Sabina. Sapevamo tra l'altro quando si fosse impegnata per raccogliere nel modo migliore l'archivio che Rossana Rossanna aveva donato con l'acido testamentario all'archivio di Stato fiorentino. Prima ancora che il fondo giungesse a Firenze, aveva organizzato, in occasione della rassegna archivissima La Notte degli Archivi, il 4 giugno del 2021, una tavola rotonda dal titolo Carte dal secolo scorso, l'archivio di Rossana Rossanna e l'archivio di Stato di Firenze. Chiamando a parteciparvi la nostra associazione, la germanista emerita dell'Università di Firenze, cara amica di Rossana Rossanna, Maria Pancelli, l'archivista della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, Sveva Pacifico, che stava curando l'elenco di consistenza dell'archivio donato, l'amica e collaboratrice di Rossana, Doriana Ricci, che aveva ancora presso di sé le carte che dovevano giungere a Firenze, e Andrea Tanturli, storico e archivista, che per le sue ricerche sui movimenti sociali non istituzionali del secolo mondo Novecento aveva studiato le carte dell'archivio di Rossana Rossanna conservate a Milano presso la Fondazione Feltrinelli. Ben consapevole dell'importanza di valorizzare e far conoscere le carte che stavano per giungere, Sabina si impegnò anche per la pubblicazione degli atti della tavola rotonda tempestivamente convocata. E dobbiamo a lei, se la rivista della Direzione Generale degli Archivi, il mondo degli archivi, ha dedicato un quaderno, il numero 7, proprio alle carte del secolo scorso, e qui si riprende il titolo dell'autobiografia di Rossana Rossanna, la ragazza del secolo scorso, l'archivio di Rossana Rossanna in archivio di Stato di Firenze, che tra l'altro si può consultare online. Quindi chiunque sia interessato può vedere questo quaderno molto accurato con tutte le introduzioni ai vari interventi di Sabina Magrini, particolarmente interessante. Tra l'altro poi chi invece volesse vedere
riascoltare la tavola rotonda potrà farlo nel canale YouTube dell'Archivio di Stato di Firenze. E quindi oggi siamo qua per onorare l'impegno preso a dedicare a Sabina Marini questo incontro, che grazie all'ospitalità dell'archivio teniamo in presenza negli ambienti che l'hanno vista nel pieno della sua attività professionale. Ci manca tanto la sua presenza, ma immaginiamo che avrebbe ascoltato con grande interesse gli interventi che terranno Maria Pancelli, Sveva Pacifico e Daniela Fattori, che è il funzionario a cui sono affidati tra l'altro gli archivi di persone e quindi anche quello di Rossana Rossana. E il titolo del suo intervento, Primi scavi d'archivio, lascia intendere come si stia già lavorando in quelle carte, in adesione alle speranze e alle intenzioni che le hanno accompagnate a Firenze. Quindi sono veramente molto contenta, appunto, che questo incontro sia stato aperto da Michele Desivo e che ora ci sia l'intervento di Maria Pancelli. E appunto veramente è importante l'uscita di questo libro di cui ci parlava prima il sovrintendente, edito da Clichy, con il titolo Rossana Rossanda, il 17° tasto. Un titolo un po' arcano, sul cui significato ha indugiato Roberto Balzanti nella sua bella recensione a Pazza sulla Repubblica. E infatti fu proprio Rossana, 17enne, ad accostare alla sua età i 17 tasti del pianoforte percossi emblematicamente, perché era un po' l'inizio della sua vita e delle sue scelte. Ecco, quindi io auguro a tutti un'ottima prosecuzione di questo incontro e passo la parola a Maria Pancelli. Ecco, ringrazio molto Rosalia e ringrazio in particolare Edissimo per le parole molto gentili che ha voluto dire riguardo a questo mio piccolo libro, piccolo contributo alla memoria di una figura così, così grande, così importante come è stata quella con me, quella di Rossana Rossana. Io però, come risulta dal titolo che ho dato, non parlerò con tutto il libro, ma parlerò con i miei ricordi, alcuni ricordi insomma, della persona. Anche diciamo, per rispetto dell'uomo e delle comunicazioni che ci aspettano, importanti, di svelo e di fattori, sono le persone che hanno adesso diretto contatto con queste preziosissime carte di cui abbiamo visto appena un interessante scelta selezione da noi, ma anche fatto anche di questo vorrei iniziare l'archivio di Stato. Dunque, perdonatemi se leggo, ma così rispetto i 20 minuti che mi sono proposte. Dunque, anch'io devo dire che non posso pronunciare il ricordo di Rossana Rossana senza rivolgere una parola di gratitudine a Sabina Marini, senza dire che anche per me è intatto lo sgomento che ci porta la notizia della sua morte e che è sempre nitido per il pianto per un rapporto di collaborazione che non è potuto nascere né ha potuto svilupparsi. È in memoria della sua vita interrotta che siamo dunque qui a riprendere il filo del lavoro da lei iniziato attorno alle carte di Rossana. A distanza di un anno dall'arrivo di queste carte a Firenze, una riflessione si impone per tutte le ragioni che furono dette e scritte all'indomani del loro versamento all'archivio nel giugno del 21, ragioni poi complicate nel già citato il quaderno che Rosalia Marco ha appena citato. Proprio dalle pagine del quaderno, in particolare dall'intervento di Andrea Canturri, emergeva un'interessante riflessione
su come negli ultimi tempi, nel mondo degli antichi, ci fosse manifestato un nuovo interesse e una nuova sensibilità per gli altri universi. E non solo, perché questi per loro natura sono più circoscritti e gestibili rispetto a tante documentazioni istituzionali del mondo. Già, da quelle pagine era chiaro, e oggi possiamo confermarlo, che il caso di Rossana Rossano, che consegnava un'istituzione dello Stato le proprie carte e del chi che le ha accolte, rientrano nel quadro di questa nuova reciproca sensibilità tra istituzione e soggettività singola. È sulla scia di questa riflessione sugli archivi di persona che mi è venuto subito spontaneo, immediato, automatico, di fare un'associazione con altri lasciti arrivati di recente a Firenze in Toscana. Penso al fondo Claudio Maris, che abbiamo detto all'archivio Bonsanti, presso il Cabinetto Wilson, e a quello di Cesare Casas, che è venuto all'Università di Siena proprio nell'ottobre scorso con la parola del foro. Forse, non so, forse non solo il caso ha portato vicini case, se fortini, lo sa. Viene spontaneo di pensare a una trama di rapporti che si rinnova e vengono alla memoria i versi che Franco Fortini aveva dedicato a Rossano in occasione del suo 70° compleanno. Cara Rossana, ti ho visto ieri sera in TV, e tu hai la vita scelta, e nessuno per te può disporre. Uscente l'errore in fronte ti splendeva, ero ammirato e triste. Due comunismi ci sono, tu l'uno hai vissuto e vuole per ognuno e per tutti coscienza di sé. L'altro è più mio. Che negli altri si crei la nostra figura, mai se ne veda la fine. Questa è la mia religione. Che tutto sia segno e si converta in altro. La foglia sia lenta, ma sia un bosco a parlare, per ognuno, se al cielo vuoto di dei, vada in me. Per Rossana, Roma 94. Che l'archivio di Rossana Rossana sia venuto a trovarsi dentro a una costellazione così singolare, rende ancora più pressante il compito di studiare queste carte con tutti gli adeguati necessari strumenti di scelta. Anzi, direi proprio questo l'impegno, la sfida e questo anche lo sforzo sino che in più che chiediamo oggi all'archivio di Stato. Da parte mia ho dato, e le parole del corpo, perché avevo un contributo all'Apre, cercando di ricostruire le ragioni che avevano portato Rossana a questa decisione. Questo l'ho fatto anche scritto nel già citato Paderno. Ho cercato a suo tempo di ricessere un po' la rete dei rapporti personali con Firenze, che a mio parere avevano avuto un peso. Oggi però, con maggiore distanza e qualche conoscenza in più, tendo a pensare che il suo gesto vada visto in un orizzonte più vasto, oltre ai dubbi e sicuramente, certamente, importanti legami e relazioni personali. Sono sempre più persuasa che la decisione di Rossana sia da ricondurre ad alcuni nodi della sua riflessione politica e storica della fase più avanzata della sua vita. Proverò a dire quali. Ricordo che ho conosciuto Rossana verso la metà degli anni 80, quando lei aveva compiuto da poco 60 anni. Erano passati circa 15 anni, poco più, dalla sua radiazione dal PC e stava per crollare il muro di Berlino con tutte le conseguenze del soddisfacimento dell'Unione Sovietica. L'ho conosciuta in una fase in cui era già molto avanzata la sua partecipazione al dibattito sul 68, il suo confronto sulla stagione del terrorismo, l'accostamento al femminismo e stavano per cominciare le frequentazioni di Montecitorio. Il nostro rapporto d'amicizia era nato attorno a alcune opere del grande scrittore classico romantico Heinrich von Kleist
E la nostra collaborazione per la traduzione, introduzione al testo cristiano, si è estesa per circa un ventennio, dalla Marchesa di O dell'88 al Prince von Homburg, Principe di Homburg del 1997, fino alla Penthesilea del 2008, passando attraverso anche attraverso l'ultimo racconto di Thomas Mann, L'inganno del 93. L'interesse per Chrysler, lo c'è scritto altrove, aveva ragioni molteplici, ma basterà ricordare qui, come ha scritto a suo tempo Giuliano Baglioni, che si tratta di un autore che aveva scoperto l'inconscio 100 anni prima di Sigmund Freud. Devo ripetere inoltre, che è un punto che vi stanno da fuori, che il rapporto con Rossana, il mio, il rapporto con Rossana è sempre stato asimmetrico e si è perciò sviluppato quasi esclusivamente lungo la linea di comuni interessi storico-artistici e storico-letterari. Ho già detto e scritto che anche l'interesse di Rossana per la lingua tedesca ha avuto in questa nostra amicizia un ruolo importante, in quanto il tedesco era la lingua dell'interdizione familiare parlata dai genitori di fronte alle figlie quando queste non dovevano capire certe cose. Asimmetrico perché, soprattutto da parte mia, c'è stato sempre il timore di entrare direttamente nel discorso politico, che mi trovava completamente impreparata e sprovvista di conoscenze di lettura essenziali. Perciò anche qui parlerò sostanzialmente di aspetti e ricordi personali e di elementi che possono essere utili a chi farà ricerche e cercherà di ricostruire in tutta la sua lunghezza e complessità l'opera di Rossana. Con mio marito ero rientrata in Italia nell'autunno del 67, dopo un soggiorno triennale in Germania, presso l'Università della Saar, dove pochi mesi prima del nostro rientro erano arrivati molto accuditi gli echi della morte di Benno Olsen, lo studente ucciso dalla polizia a Berlino nel corso di una manifestazione di protesta per la visita dello Shah di Persia. Una morte che avrebbe acceso di colpo il movimento degli studenti tedeschi, un movimento impetuoso che fece appena il tempo a vedere nascere. Il 68 di sorprese a Firenze, del tutto in greco. Nel 73 ero stata per la prima volta a Weimar, nella DDR, nella Repubblica Democratica Tedesca, per tornarci più a lungo del 79. Fu un'esperienza importante per me. Se solo penso, che portai illegalmente all'Ovest le lettere di Ernst Bloch al suo allievo Johann Teller nel dicembre del 79, senza rendermi conto del pericolo che correvo, capisco di aver vissuto in superficie quelle drammatiche vicende, soprattutto senza andare a fondo di quella realtà, senza elaborare adeguatamente notizie e colloqui che pure avevo all'interno della residenza che ci ospitava, il Nietzsche House, la casa dove è morto Nietzsche. Con queste esperienze alle spalle, non mancava certo almeno la materia grezza di discussione con Rossana, ma non era mai un confronto alla pari per tutti quei miei luoghi di esperienza, ai quali accennavo prima. Per fortuna, lei amava condurre in proprio questo discorso, non si stancava mai di parlare e di interessarsi di politica. A me la parola spettava nelle cose tedesche, giusto un po' di DDR, un po' di Christa Wolf, e il rapporto tornava al relativo equilibrio soltanto quando si parlava di Effie Gris e delle grandi eroine di alcuni romanzi tedeschi. Con me non teneva di dichiarare il suo amore per un grande scrittore borghese come Thomas Mann e di sussurrarmi qualche ricerca verso terzo apprezzo. Più volte rimpiango di non aver tenuto memoria di quel colloquio,
ma penso che in fondo è stato bene così, affidare il rapporto d'amicizia alla spontaneità degli incontri. Conservo le lettere, naturalmente, nelle quali ritrovo le tracce di questa sede, assolutamente. Ho detto prima che oggi ritengo che le ragioni dell'ascito delle sue carte a Firenze vadano oltre i legami personali, sia pure interni, come certamente è stato anche il nostro. Le date del suo testamento confermano queste mie supposizioni, come cercherò di mostrare. Ringrazio Toriana, che mi fornisce molto spesso importanti dati documentari. Due sono state a mio parere le spinte profonde in direzione dell'archivio di Stato di Firenze. La prima riguarda la progressiva, naturale consapevolezza della storicità della propria persona. Per quanto amasse sentirsi parte di un corpo politico collettivo, Rossana era troppo lucida per non vedere il proprio ruolo e il proprio posto nelle vicende della sinistra italiana, per non pensare che un giorno la sua vita e i suoi libri sarebbero diventati materia di discussione e frammenti di storia. Nel 2006 era uscita La ragazza del secolo scorso. L'archivio di Stato, e sottolineo la parola Stato, era forse l'istituzione più giusta per accogliere e costruire le testimonianze della sua vita. La seconda ragione riguarda senz'ombra il dubbio, quello che accennava prima anche Rosalia Amanda, riguarda senz'ombra il dubbio l'archivio dell'archivio, intendo l'associazione più volte ricordata, l'archivio per la memoria, la scrittura delle donne, la stampa, continua la cosa, nata proprio all'interno di questa istituzione. Dall'anno della sua costituzione, ovvero dal 1998, Rossana aveva seguito con interesse le nostre iniziative, che si collocavano tutte tra storia e letteratura, esattamente nella posizione in cui si era venuta a trovarsi Rossana dopo La ragazza del secolo scorso. Tra storia e letteratura, tra storia e scrittura, tra storia e scrittura di donne. Non solo. Nella nostra associazione, lontano da Roma, trovava un approdo anche il suo tormentato confronto con il femminismo. Il primo testamento è chiaro e destina le carte all'associazione a cui il presidente Rosalia Manno viene esplicitamente nominata. Nel testamento del 2017 e del 2019 viene spesso precisato il contenitore archivio di Stato. Ritengo che si sia trattato di una modifica prevalentemente tecnica. Non possono ricordare anche come si è andato sviluppando con sempre maggiore evidenza il suo spostamento verso il femminismo, anzi, verso i femminismi, e la sua lunga riflessione sul partito come macchina politica maschile e come luogo e potere maschile. Rileggendo i suoi scritti ora pubblicati in un secolo, due movimenti, comunismo e femminismo, a cura di Maria Luisa Boccia, mi rendo ancora più conto di come tradurre, fare esercizi sui testi originali che era stato per lei, da un lato, un modo di scavare e di cercare le diverse figure femminili studiate da Antigone a Penthesilea, modelli e forme di un agire politico del cinema, e dall'altro, è al tempo stesso, era stata una precipitosa discesa della complessità dei discorsi femminili. Può sembrare paradossale lasciare 46 padroni che contenevano 30 anni e più di esperienza politica, manifesto, in un luogo lontano da noi e in mano a studiose donne, per di più donne impegnate nel lavoro universitario. Sono certa che a Rossana piaceva pensarsi in un luogo dove, dentro la cornice delle istituzioni statali e pubbliche, si studiavano con competenza e amore carte di donne. Una storia di essere insieme come le donne non sono state mai, con le sue parole, a pagina 86 del citato libro, un secolo del movimento.
per dire il vero, ma anche questo ricordo, minimo che mi affiora solo ora, in quegli anni avevo cercato anche di far incontrare Rossana con Marta Rossi, sorella di Carla, ma era stata soprattutto Marta a non volere questi incontri. Del resto meglio così, perché troppo grande era davvero la distanza tra loro, poi Marta non conosceva veramente. Le sue carte, la volontà della famiglia, dal maggio di quest'anno si trovano a Milano presso la Fondazione Venera. Solo per inciso ricordo fugacemente che a lei, architetta e femminista degli anni 70, avevo chiesto di disegnare il logo della nostra associazione. Ne era venuto fuori un quadrifoglio con l'iniziale in verde, il verde delle copertine delle volte che però non ci piacque e così la cosa viene di nuovo. Ritorno per concludere questi ricordi alla persona di Rossana, di cui ho avuto davvero il privilegio di sentirmi amica per un altro di tempo, non è. Ripenso spesso la sua figura fisica e il suo profilo, ancora molto bella il giorno del suo 70° compleanno in casa di San Leveroni. Ma la memoria più forte è quella degli ultimi anni. La persona minuta e fragile, che non ho mai visto a questa, neppure a Bressano, neppure nella clinica Hildebrand, davanti a Via Laro, la clinica nella quale faceva riabilitazione dopo la malattia. Lucida ci accolse indossando una felpa con una scritta di natura politica, molto provocatoria per due persone che venivano da Firenze. Stava davanti al PC, rispondeva al telefono, discuteva pacatamente con il personale sanitario. Aveva perduto l'uso della parte sinistra, ma con la destra faceva tutto. La sua memoria era intatta, indomita, fedele alla sua fede. All'Antonio Gnoro, nel 2015, tornato a Parigi, rilasciò un'intervista molto bella, nella quale ammetteva di non sentire più un attaccamento alla vita, dopo che una metà del suo corpo non le rispondeva più, ma che le sarebbe dispiaciuto morire per i libri che non avrebbe più potuto leggere e per i luoghi che non avrebbe potuto visitare. Una situazione, un distacco, che non le avrebbero impedito, tuttavia, di leggere, di scrivere, di pensare ancora per alcuni anni e anche di creare vistose occasioni di incontro. L'ultima è stata per me a Roma, in via Archimede, il 17 ottobre del 2018. Grazie a Maria Francesca per questo bello intervento. Ricordo la Rossana, grazie davvero. Ora passo la parola a Sleva Pacifico, che è funzionario di Stato della Sovrintendenza della Toscana, che ha seguito dall'inizio il passaggio della Rossana fino a qui alla di Stato, e ci racconta proprio di questo passaggio, di tutto il suo intervento e scoperta della prima Firenze delle carte di Rossana. Buonasera. Allora, anche io un po' leggerò perché sono passati 18 mesi dal versamento dell'archivio di Rossana e dell'archivio di Stato e tanta riflessione, no? Che comunque in questi mesi ho avuto e non vorrei divagare troppo e allontanarmi un po' da diciamo, una scaletta che sono fatta. Allora, anche io sento la necessità di cominciare ricordando Sabina Marini, ma non tanto diciamo, che Sabina Marini non posso ricordare io, ma di quel bel lavoro fatto insieme a Sabina su questo articolo, perché è stato tutto molto voluto da Sabina. Già nel 2020, proprio quasi subito all'indomani della scomparsa di San Rossana, la sovrintendenza si è attivata per prendere visione di questo archivio e portarlo a Firenze. Naturalmente siamo stati investiti dalla pandemia con tutti e quindi ci sono stati dei tempi
tecnici, potremmo dire, che abbiamo dovuto attendere per poter prendere visione di questo archivio. Però quando questa possibilità si è prefigurata, ci siamo promossi subito e quasi contestualmente ad aprile del 2021 c'è stata la possibilità di inserire il tema di archivio della scoperta dell'archivio di Rosana Rossana nella notte degli archivi, archivissima, dedicato alle generazioni. Inizialmente si doveva parlare di due archivi di persona in questa serata, e invece Paolo Sabina ha deciso che l'importanza, l'autorevolezza della figura della Rossana era tale che non era possibile dedicare la serata a due archivi, ma che andava fatta una scelta, e scelse la Rossana. Ad aprile del 21 noi non avevamo ancora fatto nessun sopralluogo presso la casa dell'italiana che si disponeva all'archivio, per cui ci siamo resi conto subito che ci aspettava un gran lavoro, perché bisognava prendere il suo esercizio, descriverlo, prenderlo sommariamente, censirlo e parlarne durante la giornata del 4 giugno. E devo dire che questa è stata proprio un'avventura che in un certo senso abbiamo messo insieme con Sabina, e che Sabina ha fatto una scommessa anche su di me, e che tutte le giornate dedicate al sopralluogo, i miei viaggi di ritorno alla casa italiana, io ho trascorso il telefono con Sabina, che era ansiosa con la sua curiosità intellettuale nota di sapere cosa c'era, cosa si trovava in queste carte, cosa avevo scoperto, sentito le suggestioni e l'ispirazione. Ora vorrei dire anche una cosa, preliminare per riavvacciarmi a soprattutto quello che ha detto la professoressa Vincenzi. C'è anche ormai una consapevolezza che comunque la scelta di un istituto invece di un altro, no? Dove deve stare in questo caso comunale, con le carte sanitarie, quindi proprio è una nazione definitiva, un'elezione, proprio un luogo di elezione, nasce anche proprio dalla, forse anche dal senso di appartenenza a un certo tipo di comunità, e anche proprio da una scelta di costruzione della memoria di sé, che può essere in un senso e invece essere in un altro, quindi scegliere un posto o un altro fa anche questa differenza. C'è anche da dire che mi è capitato in tutti i libri che ho potuto leggere in questi mesi, che spesso torna a Firenze, ma a parte anche proprio un luogo politico. Questa sera parliamo proprio anche di una costanza politica, e per esempio Un viaggio inutile, che è questo libro che io proprio lo considero una scoperta per me, e per esempio Rossana che deve partire dalla Spagna per questo viaggio inutile, che è inutile ovviamente in senso non inutile, e forse c'è proprio dall'inizio in lasciarsi, in abbandonarsi agli eventi, no? Quindi potrebbe andare bene, potrebbe non andare bene, parte e in un certo senso spedita nel 62 in Spagna, questa Spagna franchista, e prima di partire le dicono di andare a Firenze, cioè dovrebbe incontrare un dissidente, un po' riuscito, questo Cristo Carbone a Firenze, che è sempre un posto dove comunque ci sono delle politiche, ci sono scambi politici. Alla fine quindi lei raggiunge a Firenze Federico Sanchez, questo fuoriuscito che dovrebbe spiegare in tutta la Spagna, capire le cose, introdurla insomma a questa, e invece poi in realtà lei parte un po' con le tasche vuote, no? Quindi capisce che dovrà fare da sé. E in questo senso devo fare da me, no? Questa sensazione, questo coraggio proprio di partire senza avere notizie, riferimenti, e l'ho trovato molto interessante, oltre il fatto che poi invece partivo per una vecchia signora di età, che ha 40 anni, e però appunto dice parto per la Spagna e spero di tornare, perché tutti mi chiedono, mi dicono ma sei sicura di partire, guarda che può essere una cosa pericolosa, se ti arrestano, se ti trovano, se ti intercettano, ti arrestano, ti hanno anche 25 anni, insomma.
E lei diceva, ma nessuno, in realtà quelli a cui volevo chiedere, insomma, se andava a perdere altri partisti, io l'ho chiesto, dicono che guardo il mio momento, sempre con la mia vita, io parto, e quindi penso proprio che questo suo coraggio, questo suo fare l'impresa senza farsi troppe domande, questo partire sia veramente interessante, tanto più che lei mi racconterà nella prefazione, che invece un'altra militante comunista, Macciocchi, era stata fermata alla frontiera e avevano attribuito un viaggio in Spagna, quindi probabilmente non c'è certezza che ci sia stata, diciamo, una confusione tra le due persone, però può darsi che una italiana che girava la Spagna, che partiva da Barcellona per arrivare ai Paesi Baschi e tornare attraverso la Francia, si sta in realtà notata. Ora, diciamo che mi sono anche domandata che cosa c'è appunto tra questa, considerando i vari eventi della vita della Rossana, che vengono molto rispecchiati negli archivi, nei suoi libri e ovviamente nei suoi articoli, sono anche domandata che cosa passa tra la persona che nel 51, giovanissima, viene incaricata di programmare l'attività della Casa della Cultura di Milano, e la persona degli ultimi anni, no, di questo enerico, questo libro citato anche dalla stessa Mancelli, di Sangue del Movimento, sul comunismo e femminismo, ma anche la Rossana di Sbilanciamoci, un giornale online sul quale scrive negli ultimi 10 anni della sua vita, più o meno fino al 2019, e che le dedica un bellissimo ricordo con questo book, la promemoria, che raccoglie tutti i suoi ultimi articoli. E proprio cosa c'è? C'è l'impegno politico, c'è la militanza, c'è l'autodeterminazione, c'è la sua grandissima cultura. Scriverà di lei anche su Sbilanciamoci, un poeta, un traduttore, scriverà. Bisogna immaginare che con la sua cultura la Rossana entrava nella Casa della Cultura a Milano, che però era un luogo di militanza e di politica, e invece in questa Casa della Cultura si trovavano comunisti, socialisti, era una sede aperta alle tendenze estetiche e filosofiche moderne, mentre il partito seguiva ancora i comandamenti del socialismo reale. Quindi la sua è una figura che rompe con la tradizione, che è innovatrice e non è inosservata, non può passare inosservata, e non possiamo per appunto dimenticarci quanto è importante questa figura, questa sua cultura personale nei compiti che le vengono affidati. Era quello che poi diceva anche il nostro sovrintendente all'inizio, quando diceva non è puntuale, non è abituale per una comunista degli anni 50, ma era un aspetto della Rossana di cui si erano accorti. Indipendentemente da te, lei che poi viene anche chiamata a Roma, no? Per fare anche lì una programmazione anche a livello centrale. Per quanto riguarda la politica, mi piace sempre appunto leggere un passaggio della ragazza del secolo scorso, in cui in un certo senso la Rossana ammette di non aver scelto la politica, ma di essere stata scelta dalla politica. Invece appunto non ero più adolescente, cercai, non ebbe la necessità di partito, cioè la mia formazione era una cosa e quella che intuiva il relatore che mi passi chi era accanto sulle sedie che era un'altra. Non pensai mai che dovessero coincidere, avevo un'esperienza che mi era segnata, mi aspettavo una strada, un lavoro, una vita, e quale c'era anche il decisivo momento nel quale centrale sì, e invece le venne. Decisi di lasciare Etnie, dove c'era un lavoro di editor di oggi, e per fare lavoro politico deve essere stato nel 1947. Non si diceva più essere rivoluzionario di professione, ma qualche solennità lo aveva. Si accettava un salario operaio e impiegava la precedenza su ogni progetto personale. Quindi, una personalità sfaccettata, la personalità di una grande decisione, anche decisioni veloci, non ponderata, però anche decisioni veloci. Ora io non ho conosciuta, non ho avuto questa fortuna, però è quell'idea che mi sono fatta. Anche in questo io sto cercando di rimanere avvalutativa da una buona attivista.
però certe emozioni, certe posizioni, certe attitudini passano. E l'archivio, tornando all'archivio, è chiaramente sfaccettato come la sua personalità, testimonia queste sue tante anime, queste sue tante voci, e naturalmente abbiamo detto appunto la Casa della Cultura, l'Istituto, il Partito Proletario, per il comunismo, la fondazione del Manifesto, i domani della radiazione, i rapporti, il manifesto che il partito e il giornale, ma non è soltanto il giornale organo, è anche il giornale organo del partito, ma è proprio una vita, no? Una vita, un posto in cui proprio la sua personalità, la sua umanità viene, si esprime profondamente, totalmente, in modo olistico. E beh, l'archivio anche che conserva documentazione che riguarda non soltanto la Rossana, nel senso ci sono anche scritti di chi è tanto la Rossana, pittore, parlato, Madris, che testimoniano uno scambio con quegli intellettuali del manifesto, ma anche diciamo, il tempo in generale, i politici, perché un po' quel punto ti passa per questo giornale, non è soltanto una questione, non solo tutti i politici, ma anche tanti politici, ma anche tanti giornalisti che poi in un secondo momento, per esempio, approdano verso le pubbliche, no? Molti salutano anche nella corrispondenza, la salutano e lasciano il manifesto per le pubbliche. Riotta, iniziato, ci sono tante situazioni. Con questi intellettuali il colloquio durante tutta la vita ed è ovviamente il tema centrale, quello del sogno, del comunismo non realizzato o non pienamente realizzato, ma ci sono poi tutti i temi sociali, tutti i temi del tempo che, essendo una donna del suo tempo, sempre del suo tempo, fino alla fine, sente con particolare intensità, sente con particolare trasporto. E mi sono anche poi resa conto di una cosa che, per esempio, era forse in luce, ma 18 mesi fa non avevo tanto messo a fuoco, che anche certi rapporti, certe relazioni con le quali lei non voleva essere identificata, perché non voleva essere identificata con una persona che si occupava solo del terrorismo, solo dei grandi milioni, eccetera, però c'era comunque alla base di questo suo interesse, oltre a questo interesse per l'umanità, c'era proprio un senso di giustizia. Lei ha questo profondo senso di giustizia. Ora non ricordo il libro, però dice una cosa interessante, dice, forse è sempre un viaggio inutile, e dice appunto quando un comunista è ingiusto è un problema, si crea una ferita, si apre un humus, no? E quindi lei nel suo senso di giustizia c'era molto presente, dalle carte traspare, e quello che c'è dietro i suoi interessi che traspaiono dalle carte, che non sono soltanto la corrispondenza con gli ex brigatisti, eccetera, ma anche per esempio le questioni un po' legate proprio al diritto penale, al diritto processuale, all'associazione Antigone, che nasce prima come rivista e poi come associazione a partire dagli anni 80, mi sembra, e che appunto si occupava di quelle che erano le grandi questioni del tempo. E adesso non sono soltanto gli anni piombo che in realtà fanno nascere una riflessione all'interno del diritto penale processuale su le possibilità alternative alla pena definitiva. Molte riflessioni nascono proprio in seno alla magistratura, in seno al mondo giuridico, però gli anni dopo sono una straordinaria occasione per portare a compimento questo tipo di riflessione. E anche non soltanto nei militanti, non soltanto nei letterati, ma anche proprio
ma anche proprio nel mondo giuridico c'è un'apertura verso questi termini che è molto più forte di quello che si può credere. Qualcuno parla di legislazione emergenziale, ma in realtà invece c'è poi tutto un filone giurisprudenziale e dottrinario che insiste sulla non temporalità di queste alternative. L'associazione attiva lavora moltissimo su questi temi e su queste legislazioni definite a volte in modo sarcastico da chi non le condivideva per gli anni, no? C'è chi scrive, mi pare sia Vecchioli, che c'è stata passata dal diritto penale al diritto premiale, ma in realtà nasceva invece da una riflessione che era condivisa anche da molta parte della politica sulla necessità di incontrare questi, di incontrare, non di capire probabilmente, ma di incontrare chi aveva commesso determinati reati, perché non si poteva soltanto, diciamo, avere un scontro diretto con queste persone, ma bisogna avere anche avere delle riflessioni anche politiche. E io penso che proprio il senso di giustizia volesse profondamente le sue azioni, le sue prese di posizione. Poi abbiamo detto anche l'altra volta, è una donna calatissima con il sociale, però anche una donna che aveva una sua ricerca interiore, un suo modo di probabilmente trovare in se stessa, nei suoi fatti, nelle esperienze che aveva vissuto, un suo locus, un suo posto. E nell'archivio ci sono un paio di scatole, un paio di buste che sono dedicate al materiale sui famosi incontri di Giove, a cui hanno partecipato anche altri politici, in Grau e altri dei colleghi anche del manifesto. Gli incontri di Montegiove che si tenevano a Fano, in questa insieme dove appunto che erano, diciamo, retti da padre del detto Calati, che era un frate canadese, e in realtà durano fino a che Calati non muore, in sostanza. E lei, appunto, parlando di Montegiore, scrive: non è un converso di costanzi sul sacro per scrivere altre cose. Oggi è troppo frequentato, ci interessa ascoltarci ciascuno parziale su questioni che noi chiamiamo etiche e sapienziali. La prima volta fu su parole di legge, coscienza, libertà, parole che non vanno da sé con nessuna cultura. La condizione è quella che chiamerei cordovana, la Cordova dei secoli d'oro, dove arabi, ebrei e cristiani discussero felicemente prima che la Chiesa castigliana e il fondamentalismo arabo rilanciassero tutto. A nessuno importa convertire, importa sapere, vedere e stare altrui. Per quanto appunto riguarda la documentazione riflette questi passaggi epocali della storia e significativi, molto significativi della sua vita. Io penso che sia interessante fare a suo tempo, però l'ho ritrovato e lo considero forse anche, diciamo, una riflessione carina. Mi ero fatta, diciamo, un po' una specie di valutazione statistico-quantitativa, no? Di come comparivano nelle varie scatole i materiali. Il materiale non è ordinato, quindi logicamente si può trovare materiale di argomenti differenti in tutte le buste. Però, per esempio, è interessante riflettere sul fatto che noi abbiamo quasi 14 buste che sono incentrate su documentazione del manifesto, che c'è un'altra grossa fetta che riguarda il TUP. E poi ci sono tutti questi altri temi, il colloquio con le femministe sul tempo delle donne, sul ruolo della donna nella politica, e Montegiove e i rapporti con la sinistra europea,
che in realtà occupano un po' tutte le altre, diciamo, tutti gli altri contenitori per parlare di termini mentali, ecco. E per esempio solamente 4 o 5 poi sono dedicati al materiale sul terrorismo e sulla, probabilmente perché una parte è stata già donata alla Fondazione per il Tenere, che poi in realtà io non ho visto questa documentazione, però ho letto con molta attenzione l'intervento di Andrea Tantulli e ho capito che c'è una corrispondenza e che ci sono anche dei materiali iniziali che sono ovviamente materiali, diciamo, prodotti, comunque non ci sono delle bozze dello standard o degli scritti dello standard specifici su questi fenomeni. Quindi è una parte che deve essere molto separata quella parte dal resto e donarla all'interpretazione del Tenere. Però ovviamente queste sono tutte sono delle interpretazioni in un certo senso, perché comunque noi non possiamo, dobbiamo, cioè, avere quell'atteggiamento rispettoso a valutativo che come archivisti ci compete avere, quindi possono essere, diciamo, delle suggestioni, però comunque riscontrabili nelle carte. Vorrei soltanto, diciamo, aggiungere un'ultima cosa: l'elenco è online, quindi comunque può prendere visione, può spicciare. Ora, ovviamente quando ho preso il mio appunto, ho fatto un elenco, ho preso nota di tante cose che erano secondo me notevoli, eccetera. Però sempre per il discorso che bisogna avere una, diciamo, uniformità in quello che si scrive, in quello che si restituisce a chi legge, e sempre per il discorso che comunque potevo fare un lavoro solo iniziale sulle carte, non potevo entrare nella loro profondità, io ho cercato di evitare di segnalarvi questi fatti notevoli, e come scrivo nel quaderno che si può leggere online, e come scrivo anche nell'introduzione all'elenco che è consultabile online sul sito dell'Archivio di Stato, volutamente questo, ho segnato quando ci sono le virgolette, ovviamente tutte le sono quelle originali, ho segnato i nomi dei fascicoli, però non ho voluto soffermarmi sui corrispondenti, e per esempio perché altrimenti sembra che in realtà ovviamente gli spunti e le indicazioni, gli indizi notevoli ci sono in molti casi e tanti. E vorrei di concetto, però vorrei continuare con un'immagine che a mio avviso racconta bene la complessità e la contestualità delle molte facce, facce in senso che non è negativo, cioè il suo essere tanto, il suo essere stratificato, anche proprio dell'approccio alla politica. E ritorno a parlare di Viaggio Inutile, questo prezioso cammino sul viaggio in Spagna del 62, nel quale evidente la serietà del trasporto della Rossana, ma anche la sua capacità di fare autocritica e di mediare gli eventi alla luce della sua cultura, come dicevamo prima. E in particolare mi sto facendo sull'incontro con questo famoso Federico Sanchez, che poi tornando dal viaggio lei incontra e capisce che questo Federico Sanchez non era reticente in maniera, diciamo, illogica, ma probabilmente lei lo chiarisce, ma probabilmente vuole lasciare che sia lei da sola a trovarsi di fronte alla realtà spagnola, che è una realtà ovviamente molto difficile, perché la Spagna è un paese che si sentiva abbandonato dagli altri comunisti spagnoli, si sentivano abbandonati dagli altri comunisti europei, ed erano comunque il vero camminismo con pochi anche diversamente, anche quantitativamente quasi, diciamo, poco rilevanti. E quindi lei dice, appunto, ricorda che sulla via del ritorno incontra Federico Sanchez e scrive: andando in un caffè ancora deserto,
Seremo un favorito, ricordo un uomo sordo che a Parigi sta sempre nel mezzo, come quello di Piero della Francesca, e che facevo girare tra le mani il mondo perfetto, permeabile, senza presa, metafisico come il mio. Grazie Svera per il tuo intervento, sì, avvalutativo come artista, no? Direi molto ampio e anche respiro. Grazie per il tuo sponsor di questo racconto, del tuo sponsor. Beh, come forse chi non è della nostra professione non sa, ma il lavoro della sovrintendenza è esattamente quello che ti scrive adesso Svela Pacifico, quindi per gli archivi privati è una prima fase di tutela, di riscontro, di elencazione, di descrizione, e poi nei casi in cui archivi come questo rientrano dentro un istituto culturale di conservazione come l'archivio di Stato, è là che, quando rientrano in istituti come questo, è là che si fanno gli studi più approfonditi sulla documentazione, si può fare anche poi dagli archivi di Stato, ma chiaramente gli archivi di Stato sono gli archivi di Stato che fanno svolgono questo lavoro. Prima Maria Francesca chiedeva all'Istituto l'impegno a rendere, a dare alla ricerca queste fonti, un impegno importante. Una delle prime cose che ho fatto quando sono qua è stato parlare con i relatori di questo specifico archivio per questa ragione. Il lavoro fatto finora, come dice lo stesso titolo dell'intervento di Daniela, è su scavi che sono stati fatti, lei usa questo termine perché il lavoro che è stato fatto quest'anno sono soprattutto di approfondimenti seriali, calottaggi profondi, di scavi e gli studi che sono stati fatti da Daniela in questo anno, un mese circa. Si tratterà poi di chiudere, di concludere anche lavori artistici, non ci concludono mai, ma comunque di chiudere una fase di questo lavoro che poi consenta di costruire uno strumento di ricerca complessivo su tutto il fondo, quindi non necessariamente tutto scavato nel profondo, ma anche a livello più orizzontale, ma che però consenta agli istituti che prestano Daniela uno strumento che consenta a questi studenti di leggerlo nella sua completezza. Insomma, questo naturalmente è l'impegno dell'istituto. Daniela ora ci racconterà di questi scavi avvenuti in questo anno. Grazie. Ok. Passando appunto alla gravitazione delle parti, possiamo dire che attualmente. Più vicino perché sennò non sento. Allora, passando ora all'organizzazione delle carte, possiamo dire che attualmente siamo nella prima fase del lavoro, quella descrittiva. Imprescindibile però per poter procedere al riordino e anche all'eventuale digitalizzazione. È una fase che ci permette di individuare le tipologie documentarie, la loro scansione temporale, le tematiche, l'organizzazione interna o unità e la loro ulteriore distribuzione in serie e sottoserie. E in questo senso possiamo dire che sono state prodotte descrizioni per 34 unità archivistiche, distribuite però un po' in tutte le serie e quindi non in ordine progressivo rispetto all'elenco online predisposto dalla dottoressa Pacifico, perché da quando è arrivato il fondo è stato messo a disposizione degli utenti e quindi la descrizione a seguito delle loro richieste per rispondere alle quali le unità sono state descritte e date in consultazione per inserto. Aggregazione quest'ultima in cui la documentazione è giunta organizzata nelle sue linee di massima. Le ricerche fin qui eseguite hanno riguardato soprattutto la storia del giornalismo e l'attività politico-culturale che faceva capo al soggetto produttore. Segnaliamo tra gli altri più interessanti che ci sono noti la tesi di dottorato di Alessandro Barile dal titolo Apogeo e crisi della politica culturale comunista Rossana la sezione culturale del PC 1962-1965. Considerando però quelli che ci sembrano i primi risultati della nostra descrizione, sicuramente la prima serie che appare meglio identificata sembrerebbe quella relativa al manifesto, di cui la Rossanda era stata per certi versi cofondatrice nel giugno del 69. Anche se la serie inizia quando nel 71 la rivista mensile sarebbe diventata un quotidiano. Si tratta delle prime unità da numero 1 e 6 delle leggi online, a cui probabilmente si dovranno aggiungere altre unità per quello che ho capito dall'intervento della dottoressa Pacifico.
Da allora, dal 1971, la documentazione di questa serie arriva fino al 1995 e sicuramente costituisce un'importante tipologia documentaria, in quanto sedimentata come risultato dell'attività svolta per il giornale dal soggetto produttore. Si tratta di carte che regge soprattutto la gestione del quotidiano, l'andamento delle vendite e le strategie editoriali, una documentazione di tipo anche contabile e amministrativo da integrare con altri materiali oltre a queste prime sei unità. Il tutto però da vedere probabilmente anche in stretto rapporto alle carte dell'archivio del manifesto, vista anche la presenza di corrispondenza indirizzate ad altre personalità del quotidiano. Ma come già ricordato dalla dottoressa Pacifico anche in altre occasioni, anche gran parte del resto del fondo è da ricondurre all'attività del quotidiano, visto che anche per la corrispondenza che costituisce, come vedremo, la tipologia documentaria di gran lunga prevalente, non raramente si trattava di missive di lettori del manifesto anche destinate alla pubblicazione. Ma si pensi anche alla vicenda della radiazione, che troviamo attestata nell'unità numero 34, strettamente collegata a quella del manifesto, avvenuta nel novembre del 1969, proprio poco dopo la fondazione del mensile. Sullo sfondo, la crisi sociale iniziata il 27 novembre 1967 a Torino, con l'occupazione di Palazzo Campana, con cui era cominciato ufficialmente il 68, e la condanna durissima dell'invasione sovietica in Cecoslovacchia, avvenuta il 21 agosto del 1968, riaffermata con l'uscita del secondo numero del manifesto editoriale di Lucio Magri, Praga e Sola. Intanto nel 1969, al ritorno dalle ferie degli operai della Fiat, era iniziato l'autunno caldo e nel dicembre successivo sarebbe iniziata la strategia della tensione con la strage di Piazza Fontana a Milano. Nel suo intervento al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano nel novembre 1969, la Rossanda dichiarava che era nella valutazione della natura della crisi sociale in atto e sulla dinamica interna dei paesi socialisti che si era venuto formando un dissenso sul quale occorreva pronunciarsi, se era vero che da Gramsci alle tesi di Lione proprio questa fu la nostra caratterizzazione essenziale, in cui ella e i suoi compagni vedevano una chiave che poteva più profondamente legare il partito al movimento. Evidente in queste parole il richiamo al dissenso già espresso da Grau all'undicesimo congresso del 1966, ma è dal rinvio a Gramsci alle tesi di Lione di oltre 40 anni precedenti che si evince anche la più ampia campitura su cui la sua analisi si scagliava per respingere le accuse di frazionismo. Nel grave momento vissuto in quel comitato centrale sembra di cogliere una prova alla carta 8 che in entrambe le unità che la formano presenta alcune strane sfavature di inchiostro che ne arricchiscono il valore testimoniale insieme ai tagli, alle cancellazioni e all'integrazione del testo che ritroviamo anche nelle carte vicine. Se è vero, tuttavia, che la passione politica fu una delle cifre principali della vicenda di questa importante figura del Novecento, dal punto di vista documentario, quello che più colpisce rispetto ad altri archivi di persona è certo la prevalenza della corrispondenza. Nella fattispecie ci sembra siano ascrivibili a una serie così intitolata le unità già numerate da 7 a 12. Si tratta di unità pervenute in ordine cronologico dal 1984 al 1990 in contenitori ad anelli che abbiamo dovuto sostituire con delle buste all'interno di ciascuna delle quali la corrispondenza con le risposte della Rossanda è stata per lo più ordinata per mittente, in ordine alfabetico, tranne nei rari casi in cui è risultato evidente un ordine diverso. Quindi rispetto allo strumento precedente, le unità ora descritte permettono di conoscere almeno i nomi dei corrispondenti, salvo ovviamente i rari casi di firme illegibili. Un'altra unità contenente corrispondenza
in prevalenza corrispondenza personale della Rossanda e nel concreto tra le precedenti è costituita dall'unità numero 21, mentre al momento sembra esistere solo un'unità che contiene corrispondenza di carattere familiare, che non rientra tra le unità che vanno dalla numero 7 alla numero 12, la numero 42, cui dobbiamo aggiungere alcune lettere spazio, lieti di condoglianze, tutte sulla scomparsa della sorella, la senatrice Marina Rossanda, deceduta il 1 dicembre del 2006. Occorre tuttavia ricordare che anche in questa serie, che potremmo definire più propriamente corrispondenza, sono talvolta presenti materiali diversi dalle missive che possono essere allegati o meno, costituiti da saggi, documentazione a stampa o in bozza, eccetera. Certo è che è questa una delle tipologie documentali del fondo più idonea a restituirci quella dimensione corale e collettiva in cui era così consapevolmente immerso il progetto produttore, quasi un suo modo comunitario di scrivere la storia, non solo con i grandi protagonisti del suo tempo, ma anche con i nuovi attori sociali. Non una sola intenzionalità, quindi, come può avvenire ad esempio quando un archivio di persona contiene esclusivamente diari e scritture di quella persona, ma tante intenzionalità produttrici di testi, non con un fine propriamente artistico e letterario, nei quali viene lasciata però una testimonianza non solo su chi scrive, ma anche sull'ambiente sociale di appartenenza, quanto ci permette di cogliere l'interazione tra memoria soggettiva e memoria collettiva, con tutto ciò che questo comporta ovviamente in termini di rispetto della normativa sulla consultabilità e riservatezza, di cui agli articoli 122 e 126 del Codice dei Beni Culturali. Penso ad esempio alla lettera di un corrispondente della Rossanda del 30 gennaio 1987, che ci parla della perdurante validità della proposta di Allen Ginsberg fatta negli anni 60 di allargare l'area della coscienza, quasi sulla scia delle suggestioni del cosiddetto movimento del 77 e del Festival Internazionale dei Poeti che si era tenuto a Castel Porziano dal 28 al 30 giugno 1979, secondo un'esigenza in vero che sembra aver attraversato vasti settori della società italiana, ma che a noi è dato di cogliere, soprattutto a livello poetico e letterario, in alcuni fondi di persona conservati nell'archivio di Stato di Firenze. Penso, solo per citarne alcuni, al fondo Verbaro, ma anche al fondo Sassola, che presentano, secondo moduli diversi, una pulsione alla circolarità e una tendenza a trasformare ogni scrittura in un testo composito, in una sorta di calibrata casa degli specchi. Per noi certamente una sfida ai fini della conoscenza del vincolo che si stabilisce tra le carte d'archivio sin dal loro origine, ne sembra per certi versi un esempio anche l'archivio Rossanda, in cui le tematiche ed anche le tipologie documentarie ritornano da un'unità e da una serie all'altra per comporsi e riscriversi ogni volta in maniera diversa. La lettera aveva una doppia chiusa. Da un lato, invitava la giornalista ad abbandonare le sue letture per tornare ad agire. Dall'altro, allegava una poesia, datata 1983. Per contro, al momento risultano del tutto mancanti ecoscritture come diari, anche se abbiamo nella Rossanda molti appunti, materiali a stampa, alcune delle sue più brillanti note e dei lunghi testi anche in forma di lettera, come il suo resoconto sul viaggio a Cuba, indirizzato a Luigi Longo del 2 settembre 1967. D'altra parte, solo a partire dalla fine degli anni 70, la Rossanda sarebbe approdata alla scrittura autobiografica per pervenire ad opere come probabilmente la più nota di tutte, La ragazza del secolo scorso, pubblicata presso Einaudi nel 2005, di indubbio valore anche dal punto di vista storico, dove per cogliere il passaggio a tale tipo di scrittura, però, determinante sarebbe stato il suo incontro con il secondo femminismo,
che l'avrebbe portato a un progressivo ripensamento della propria esperienza politica e di vita e ad una rinnovata riflessione sulla cittadinanza, riflessioni e ripensamenti però forse da leggere anch'essi nel contesto del cosiddetto movimento del 1977. Inoltre, mentre la ragazza del secolo scorso arriva fino ai primi anni 70 e si riferisce ad una fase ormai conclusa nel momento in cui l'autrice scriveva, nel caso della serie Corrispondenza, quella formata alle sei unità che vanno dalla numero 7 alla numero 12, si è di fronte ad una scrittura in presa diretta che insieme vita e memoria e che, da un lato, ci permette di avere una visione più obiettiva del quadro delineato nell'opera autobiografica, dall'altro ci consente di cogliere maggiormente il vissuto di chi scrive. Penso ad esempio a elementi come il frammentismo, omissioni, sgrammaticature, integrazioni, correzioni, interventi in taglia e incolla o all'uso di inchiostri particolari. Quanto ci sembra costituire un piccolo valore aggiunto. Mentre un altro, sicuramente più rilevante, valore aggiunto, ma sempre entro i limiti dei predetti articoli 122 e 126 del codice dei beni culturali, è costituito dal fatto che una non trascurabile parte delle lettere proviene da alcune carceri italiane, dall'area omogenea di Rebibbia, da San Vittore, da Pianosa, dalla casa penale di Padova e dal carcere di Opera. Tutta corrispondenza che si imbittisce soprattutto in seguito alle tensioni generali dal processo del 7 aprile, che rimise in discussione la riforma carceraria del 1975, ma anche in seguito all'entrata in vigore della legge Gozzini e nell'attesa della legge sulla dissociazione. Le lettere sono spesso firmate con il solo nome, come la lettera di un detenuto che scriveva da Rebibbia, non è chiara l'identità né l'appartenenza politica, in data 19 dicembre 1986, di poco successiva alla legge Gozzini. Il mittente rifletteva dopo una breve uscita dal carcere sulla riscoperta e riconquista del tempo, proprio e degli altri, sulla riscoperta dei colori, delle sensazioni, delle emozioni non più provate. Forse neanche tanto riconnette le relazioni strappate, tenute insieme da un volontarismo quasi forsennato, ancora gli affetti, gli amori che con ostinazione si è voluto mantenere a un'immagine inevitabilmente trascorsa. Ripensavo alla tua lettera, la vostra ottica interna, credimi, è per forza falsata. In parte è molto vero, ciò che dici su questa generazione è vero. È stata una generazione di crisi, crisi politica, culturale e per la mia esperienza anche umana, direi. Sono cosciente di quanto questa nostra esperienza abbia fatto sì da trasformare il carcere, la pena, dal luogo di rimozione e di paura al terreno di riflessione politica dell'intera società. Una riflessione, scriveva, su un decennio che si approssima sempre più ad appartenere alla storia che alla politica. Questo anche perché il limite della detenzione politica, il suo concludersi politico, certo, ma anche la caduta di tensione morale è evidente a tutti. La sempre imminente legge sulla dissociazione, ma soprattutto la Gozzini, ha introdotto dinamiche impossibili da governare collettivamente. La maggior parte delle persone vive nell'attesa di un permesso, sopravvivendo in una sorta di limbo, nella schizofrenia tra il dentro e il fuori, senza più carattere. Altro non è dato sapere di questo detenuto, se non il suo nome, un nome come tanti, Roberto. Noi potremmo parlare a lungo quindi del ruolo svolto dal documento epistolare nella storia della fotografia, della lingua, della famiglia e anche come strumento di governo, ma è stato soprattutto nel Novecento che la scrittura ha svolto una funzione importante per superare momenti di profonde lacerazioni. E se, come ha scritto Stefano Vitali, è compito degli archivi aiutare a sciogliere grossi nodi della memoria di coloro che a vario titolo hanno attraversato le grandi tragedie del secolo breve, quello della Rossanda potrà costituire certamente tra i fondi di persone conservati in Aspi uno dei più significativi,
soprattutto quando saranno superati i problemi di riservatezza, sia pure da integrare accuratamente con la documentazione cosiddetta istituzionale, quanto sarà importante in particolare nel rispetto delle vittime, degli anni di piombo e della strategia dell'attenzione. Scrivere la storia per lo studioso contemporaneo significa tuttavia allargare la panoramica delle risorse anche ad ambiti apparentemente non inerenti a un ragionamento scientifico e oggettivamente determinato, come gli archivi di persona, appunto, e come la memorialistica e la storia orale. Ben più cospicua e problematica delle serie intitolate al giornale e alla corrispondenza in senso stretto sembrerebbe quella che potremmo denominare corrispondenza e materiale di lavoro, formata circa 24 unità, per le quali, se già ben possiamo dire la documentazione di cui consiste la corrispondenza, per i materiali di lavoro possiamo aggiungere che può trattarsi di testi manoscritti, opuscoli, testi datiloscritti, ciclo stile, fotocopie, testi tabulati, stampati a PC, schede, DVD, nastri, registrati, floppy disk, grafici, tabelle, tutti in gran parte prodotti nel quadro di corsi organizzati con i sindacati o in occasione di congressi, conferenze, eccetera, promosse dal manifesto o da altri soggetti, spesso accompagnati a lettere di invito, la corrispondenza appunto, e collegati a eventi, anche al di là dell'ambito nazionale. È inoltre indubbiamente questa la serie che abbraccia anche l'ambito cronologico più ampio, spingendosi come termine più remoto agli anni 40 del secolo scorso, con l'unità numero 45, e come termine più recente fino al 2007, dando in questo caso gli estremi temporali a tutto il fondo. Per il momento possiamo dire che la descrizione di ognuna delle unità di questa serie è stata necessaria la creazione di un numero almeno doppio delle unità di arrivo per poter identificare in modo razionale la sedimentazione e stratificazione sempre diversa di tali materiali, avvalendoci di tutti gli strumenti interni come elenchi e indici che è stato possibile reperire, nella convinzione che una volta riordinate a queste unità sarà possibile attingere per lo studio dei nodi principali della storia politica, culturale, sociale ed economica degli ultimi decenni. E quindi tutte l'indubbio interesse per la creazione del centro studi di cui parlava la professoressa Maria Marcelli, che dal suo intervento sul quaderno numero 7 del mondo degli archivi, anche con interventi di digitalizzazione. Di certo è questa un'altra serie che fa pensare all'importanza di questo archivio per le generazioni future, su cui aveva già richiamato l'attenzione la dottoressa Magrini nel predetto quaderno numero 7. Penso alla possibilità che esso offre anche di far conoscere ai giovani studiosi i temi attorno ai quali si è accumulato il dibattito pubblico prima dell'avvento dei social e della cosiddetta società liquida, anche attraverso incontri non istituzionalizzati, che furono l'espressione di una sociabilità e di rappresentazioni rituali dell'appartenenza e del coinvolgimento politico, che sono poi come tragicamente implode su se stesse per poi risorgere e indirizzarsi a nuove tematiche come i diritti delle donne, della persona, l'ambiente e i rapporti tra scienza ed etica. E proprio delle contraddizioni di tale difficile passaggio del problema delle nuove generazioni fu ben consapevole anche Rossana Rossanda, che in una lettera a Rina Gagliardi del 22 gennaio 1998 parlava del dissolversi del ruolo degli intellettuali, in atto già nei primi anni 60, con l'alfabetizzazione e la culturazione che ben presto sarebbero divenute totali, rendendo uno statuto vero e proprio degli intellettuali praticamente indelimitabile. La lettera appartiene a una delle unità della serie corrispondenza ai materiali di lavoro e in essa è evidente una presa di distanza rispetto al pensiero di Gramsci, la cui attenzione a questo tema sembra aver contribuito a mettere tra parentesi la base, mentre occuparsi di questa significava volgere l'attenzione ai modi di produzione e all'organizzazione del lavoro,
Secondo la lezione che negli anni della direzione della Casa della Cultura Milanese già aveva preso Alberto Breta e che da allora, nei primi anni 60, era ritrovata nell'opera di Althusser. D'altra parte, come ricordato Alessandro Barile, la formazione van piano e il rapporto instaurato con la fenomenologia e l'esistenzialismo europei durante l'esperienza del capoluogo lombardo l'avevano già posta in posizione critica rispetto allo storicismo gramsciano. Ed è proprio con un richiamo alla crisi produttiva apertasi nel nostro paese dopo il miracolo economico, di fronte alla quale si denunciava l'impotenza del governo centro-sinistra, che esordiva la relazione di Luigi Longo al Comitato Centrale del 21 aprile 1965, quasi in nome di quella rinnovata attenzione ai modi di produzione di una più netta impostazione classista che la Rossanda auspicava nel quadro di una trasformazione graduale e democratica dell'attuale sistema. Interessanti in questo senso, nella relazione da lei conservata, le piegature delle carte da lei lasciate. Anche in questo caso siamo nella serie corrispondenza e materiali di lavoro. In realtà, a proposito delle trasformazioni sociali in atto dai primi anni 60, è molto illuminata anche una lunga lettera non firmata su un tabulato dell'ottobre 1989, in cui la scrivente, quasi sicuramente la Rossanda, declinava l'invito rivolto dal giornalista Sergio Zavi a partecipare al suo programma La Notte della Repubblica, evidenti di molti elementi di consonanza con la risposta a Nina Gagliardi. Secondo chi scriveva, infatti, la nascita di quei movimenti senza padri che erano al centro dell'attenzione di Zavoli non era il prodotto di una cospirazione di interessi internazionali, ma di quella sorta di gravidanza e parto della società diversa nei soggetti, nelle figure, nelle culture di quegli anni, quando tutto mutò, perfino la Chiesa. In questo caso siamo nel caso numero 10 della serie in corrispondenza. Mi viene in mente una frase di Andrea Tartulli, non vi sono segreti di Fatima, nel suo intervento sul quaderno numero 7 del Mondo degli Archivi, a proposito dei risultati del suo studio sulle carte Rossanda conservate dalla Fondazione Bettinelli di Milano. Sembra questa, in fondo, anche l'interpretazione della stessa Rossanda, per cui ella riconosceva l'esperienza degli anni in piombo alla profonda trasformazione della società italiana iniziata già nei primi anni 60. Ricordiamo ancora nella serie corrispondenze materiali di lavoro un inserto che riguarda la campagna per l'abolizione dell'ergastolo nell'unità numero 40, relativa all'esperienza dell'associazione Antigone fondata da Mauro Parmaco contro la nascita avvenuta alla metà degli anni 80 dell'omonima rivista, ma sicuramente un'altra problematica sollevata a questo mondo è costituita dal peso avuto dalla componente femminile nell'esperienza della lotta armata. È vero infatti che per molte di queste donne il femminismo era stata un'esperienza rifiutata e disprezzata, ma nel loro patrimonio genetico esso c'era stato, così come la consapevolezza di essere libere di decidere per se stesse e per la propria vita. Altre piccole serie, le abbiamo poste in ordine cronologico, quella relativa al movimento degli studenti del 68, in gran parte risalente a quando la Rossanda faceva parte dell'ottava commissione parlamentare per la riforma dell'università, costituita dalla sua unità numero 18 con numerosi ciclostilati, quella relativa al TUP, relativa agli anni 70, la serie relativa al caso Sofri, quella afferente a Montegiuli. Mentre oltre alle foto sono rare le unità contenenti la rassegna stampa e che quindi non ci sembra siano suscettibili di dar vita ad una pur piccola serie. Colpisce l'elevato numero di audiocassette, ben 105, quasi tutte concentrate nell'unità numero 33, ma contenenti anche in questo caso documentazione afferente alle varie tematiche attraversate da questo fondo, i processi, convegni sulla condizione della donna e molte sue, mentre solo alcune contengono registrazioni di musica classica e quindi documentano gli interessi più strettamente culturali della Rossanda. Prima
di chiudere ci piace soffermarci sull'esperienza dell'eremo camaldolese di Montegione, vicino a Fano, che sembra segnare un'ulteriore fase nella scrittura di questo fondo. Nell'unità numero 17 è presente la copia del prezioso volume Sapienza Monastica, composto per gli 80 anni di Padre Benedetto Calati, che a Roma, dove era giunto dopo 20 anni di eremo e monastero, aveva incontrato i comunisti cristiani, da cui era stato convertito al senso della storia e alla comprensione dei processi politico-sociali. Poi, a Montegiove, alla fine degli anni 80 e primi anni 90, aveva dato vita all'esperienza di itinerari incontri, un laboratorio conviviale cui presero parte, oltre alla Rossanda, figure come l'eremita Adriana Zarri, la teologa Lorenza Carponi ed esponenti politici di varia provenienza. È in questa fase che, nella scrittura del fondo, pur toccata da riflessioni alte come quella sulla morte, sul perdono, sulla possibilità di cambiare il mondo, possiamo cogliere una nuova attenzione alla quotidianità. Penso ad alcune lettere di Grau e di Adriana Zarri. Il primo, in alcuni anni, tornato alla poesia, la seconda, autrice nel 2012 di un'opera dal titolo Teologia del quotidiano. La sua fu una teologia antitradizionalista che dubitava dell'esistenza dell'inferno in quanto punizione non educativa. Non a caso anche la Zarri è fortemente coinvolta nell'attività dell'Associazione Articoli. Mentre è della Pasqua del 1968, della serie Corrispondenze e materiali di lavoro, una lettera di Padre Benedetto Calati. Cara Rossana, la Pasqua è come il Mozart, l'armonia suprema, meta storico della fede. Le istituzioni, specialmente il secondo millennio, dovranno forse essere di ritorno, avere il coraggio di ritornare, scoprire il senso vivo delle scritture, scoprire il permanente della storia. A questo punto tutti dovranno sempre più dialogare. Il Montegiove sarà il simbolo di questo. Un percorso, insomma, a nostro avviso molto affascinante. Grazie. Molto, Rosalia. Sì, no, devo ringraziare tutti i relatori e dire che si capisce che hanno messo molto impegno e molta passione anche in quello che hanno detto e che hanno fatto, e questo volevo dire che in questo ciclo di incontri prevede anche la pubblicazione di un volume in cui ci sarà il succo della sostanza di quello che è stato detto. Quindi quello che voi avete preparato per questo nostro incontro sarà, sia pure in forma abbastanza sintetica, però sarà fermato sulla carta, e poi riceverete comunque una lettera dalle persone che curano questa cosa e che vi diranno come e quanto fare. Ecco. Io ringrazio tutti e ci salutiamo, e diciamo, ringraziando l'archivio, la sovrintendenza artistica, tutti i relatori, Maria ovviamente è stata veramente un piacere ascoltarti, e tutto mi sembra che sia andato nel modo migliore, e possiamo anche farci gli auguri per le prossime feste, insomma siamo ormai vicini. E quindi tanti auguri a tutti e arrivederci. Ecco, chi vuole soffermarsi un pochino a vedere i documenti che sono stati messi nella saletta qui accanto, può farlo. Grazie.